Ora siamo con Fabrizio Vedeschi, allenatore del Felina. Fabrizio, è difficile spiegare una partita così perché siete partiti malissimo 3-0, poi secondo tempo avete provato una timida reazione, però come si spiega una sconfitta così? Guarda, ora loro sono una buona squadra, sono tutti sopra età rispetto a noi perché sono tutti 2004, hanno un anno in più di esperienza come juniors regionali e noi invece abbiamo tutti i ragazzi del posto che hanno fatto juniore i campionati provinciali. Dunque non è una scusante, ma noi sapevamo benissimo che abbiamo una squadra che dobbiamo lavorare tanto e l'abbiamo fatto per fare, perché abbiamo un progetto e lo portiamo avanti consapevoli che si possono prendere anche queste brutte sconfitte. E speriamo di rifarci già martedì prossimo con il Gatta. Esatto, parziale scusante, però c'è anche il fatto che qualche giocatore ti mancava stasera, l'ultimo momento. Sicuramente manca il nostro punto di riferimento che si è fatto male nella partita contro il Baiso, che è il nostro capitano, che è Ivan Spadaccini. Siamo sicuramente un giocatore di un livello più alto. Però non dobbiamo trovare fuori di scuse, noi sappiamo che il nostro progetto è questo qua, sappiamo che dobbiamo soffrire, sappiamo che ci possono scappare delle serate come questa sera. Il nostro progetto è di portare, come abbiamo fatto domenica, dei ragazzi in prima squadra, domenica ha esordito Favalli che è un 2005 che stasera è uscito perché facciamo un po' male alla gamba, il nostro progetto è quello lì, sappiamo benissimo che non dobbiamo lottare per vincere il torneo della montagna quest'anno.